A proposito dell'importanza dello sport sul territorio, il nostro amico e collega Ivano Maiorella di Whispress.it è andato a Caivano, in provincia di Napoli, dove è sempre fondamentale parlare alle giovani generazioni. Abbiamo due servizi, in particolare per il taglio del nastro di un campo polivalente. Andiamoli a vedere. Io darei subito via a questa bellissima inaugurazione con i bambini del quartiere, che sono i veri protagonisti, e darei a loro l'onore di aprire il campo. Mettete le mani, aspetta però, vai lui. Tirate, tirate. Vai Raffi, vai, vai. Questo è il lato di inaugurazione del campetto del Parco Rossi. Andiamo? Il ruolo della WISP all'interno di questo progetto è quello di essere, ecco, attraverso le nostre competenze e il nostro know-how, di essere lo strumento per le associazioni di essere cittadinanza attiva, riuscendo a costruire presidi di legalità, presidi di coesione sociale, presidi di benessere della cittadinanza. Lo stiamo provando a fare a Caivano, ecco, attraverso questo progetto che ha come fiore all'occhiello proprio la riqualificazione della zona attraverso questo campo polivalente, su cui poi andremo a costruire una serie di attività, una serie di eventi che facciano sì che appunto la cittadinanza si senta parte attiva e nello sviluppo del quartiere. Il nostro amico e collega Maiorella ha sentito il pensiero di un antico praticante di sport che è l'attuale primo cittadino di Caivano. Siamo a Caivano, alle porte di Napoli, un quartiere difficile, un quartiere del disagio sociale, dove lo sport diventa un aspetto importante per la socializzazione, soprattutto dei ragazzi e delle ragazze. Oggi è stato inaugurato il campo sportivo polivalente che state vedendo, che rappresenterà sicuramente un punto di riferimento per contrastare il disagio e la solitudine, un punto di riferimento che lo sport e le associazioni del quartiere insieme alle istituzioni hanno messo in piedi. La WISP della Campania, insieme alla Fondazione con il Sud, insieme all'associazione Un'infanzia da vivere e tante, tante altre associazioni del quartiere. Oggi è una bellissima giornata perché inauguriamo finalmente questo campo polifunzionale in un quartiere difficile, nella periferia di Caivano, nel Parco Verde, e lo inauguriamo con una bellissima collaborazione tra le istituzioni, tra il Comune, i vari organismi che hanno finanziato questa realizzazione come Fondazione Sud, la WISP che ci ha messo l'anima, perché lo sport può recuperare i ragazzi a rischio e portarli dalla strada in un ambito positivo. Io credo che questo sia il segreto, poi c'è un motivo di orgoglio in più, perché da ragazzo, da giovane, sono stato istruttore WISP, quindi oggi il motivo di soddisfazione è doppio. Grazie alla nostra regia, la mia attenzione è andata su un'immagine bellissima, la bellezza necessaria, quella di dire a tutte le generazioni che lo sport, a maggior ragione come fa il nostro amico Massimo Antonelli, campione d'Italia con la Virtus Bologna nel 1976, a Castel Volturno, nel caso di Tantan Basket. Eccolo qui, guardate che bellissima questa scritta, e con questo auspicio di speranza chiude il telegiornale sportivo ed è tutto.